Erano brave, era una famiglia felice, perfetta, da 4-5 mesi. Ma che cosa è successo? Se travolto tu non lo so. Ma è vero che lei aveva questa relazione? Si dice, prove non ne abbiamo nessuno. Donna è stata colpita, accoltellata con 10 coltellate mentre era in bagno. Com'è possibile che nessuno abbia sentito questa donna urlare? La testa gli faceva dire che la moglie aveva una amante. È parte di testa. E questa mattina vogliamo iniziare proprio con questa domanda. Piera poteva essere salvata? Oggi, proprio questa mattina, adesso sono in corso i funerali a Palermo per l'ultimo saluto a Piera Napoli, la giovane donna uccisa dal marito, per quello che per la procura viene considerato un omicidio premeditato e non un raptus come lui stesso aveva cercato di raccontare. Allora, siamo in diretta con le immagini di questa mattina dell'arrivo della salma proprio lì davanti alla chiesa dove si trova la nostra Barbara Di Palma. Barbara, sono momenti veramente di grande dolore questi, grande raccoglimento. Eleonora, buongiorno. Ci troviamo alla chiesa San Curato d'Ars, dove poco fa è arrivato il feretro con il corpo di Piera. Le celebrazioni cominceranno alle 10:30, ci sarà padre Sergio ad accompagnare la famiglia nell'ultimo saluto a Piera. È stato un momento molto, molto raccolto, come dicevi tu, molto intimo, di grande commozione, di grande rispetto. È arrivata la famiglia, la mamma di Piera, il papà, le due sorelle che hanno detto: oggi siamo solo per Piera. Il nostro dolore, il nostro cuore, il nostro tempo, le nostre parole, i nostri pensieri sono solo per Piera. Forse più in là parleremo, diremo la nostra verità, racconteremo i nostri pensieri, ma oggi siamo qui per salutare questa ragazza, questa cantante, questa mamma. Tutti insieme con grande rispetto, Eleonora, con grande compostezza, come puoi vedere. Grande rispetto, grande compostezza, assolutamente. Ecco, sono veramente momenti in cui si riflette su quello che è accaduto alla povera Piera. Allora, partiamo così, sentite, raccontiamo tutta la storia in questa giornata, che è la giornata del lutto, la giornata dell'ultimo saluto a questa cantante neomelodica. 3 figli, aveva raccontato delle minacce, aveva paura, e però questo non è bastato. Sentite. Era brava sia lei che lui. Ma non si può dire che erano cattivi tutti e due. Erano brave, era una famiglia felice, perfetta, da 4-5 mesi. Ma che cosa è successo? Se travolto tu non lo so. Ma è vero che lei aveva questa relazione? Si dice, prove non ne abbiamo nessuno. Lei non si era mai confidata con lei, con le sue figlie, no, che magari hanno la stessa età? No. Mai? Ma tu la conoscevi abbastanza bene, nel senso... Ma io 17 anni... Che no, fatto, si può, che no, tu vivi qua da 17 anni? Ma... Però mai... Cioè, avevamo un bel rapporto, però non parlava di questa cosa con me. Lei non parlava con nessuno dei suoi problemi familiari? No. Non tu avevi mai immaginato, percepito? Sì, come si vedeva era una brava ragazza, cioè non... No, ma lui? Lui anche. Voi non avete sentito niente quella mattina? Niente concretamente. Mi dici che è stato presto? Alle 9:30, dice. La stanza da letto, lei ce l'ha di qua. E però dice che l'ha ammazzata in bagno.
in bagno. La legge che ci spunta in cucina. Io neanche l'ho sentito. L'incontro con Piero Sale a 5 anni fa gli aveva dato l'opportunità di trasformare il suo sogno in realtà, spingerla ad emergere un po' di più da quella vita da cui lei non è che voleva scappare, perché lei amava i suoi figli, ma da quell'uomo che la costringeva con un'ossessione quotidiana verso di lei, la costringeva comunque a rimanere tra le pareti domestiche, tra le mura domestiche. Sentite. Un minuto solo a Piero non la lasciava. In che senso? Mi sembrava un po' possessivo. Tu li hai visti insieme poco sì. tempo fa, prima che accadesse questa tragedia. Li hai visti diversi dal solito? Assolutamente, erano come li avevo visti da sempre, felici, sereni. Ma lei è mai venuta qui da sola? No, mai, mai. C'era sempre lui. Quindi non hai mai avuto modo di parlare a quattro occhi con lei? Mai. C'era sempre lui presente. L'accompagnava alle serate, alle cene spettacoli e nelle serate che qui facciamo le feste di piazza a Palermo, le feste di quartiere. L'accompagnava perché era geloso? Diciamo che anche per questo, perché era, diciamo, un minuto solo non la lasciava. Questo sì, lo devo dire, un minuto solo a Piero non la lasciava. In che senso? Mi sembrava un po' possessivo. Questo è il posto dove abbiamo realizzato tutte le registrazioni di Piero. Quindi questo era il suo mondo, qui lei il era suo felice. Il suo mondo, le sue cuffie preferite, tutto. Lei amava la musica e amava cantare, questo. Guarda che queste canzoni che state ascoltando non sono mai uscite. Queste dovevano uscire quest'anno, una botta al cuore. Parliamo di lei, ho i brividi, capito? Ho i brividi che non so, tutta questa furia che ha avuto verso sua moglie, non... Ancora oggi mi domando io pure perché, come mai. È un mistero. Eccola qua. Allora Barbara, a te, sono i funerali, perché si fosse appena collegato, i funerali sì, in corso a Palermo di Piera Napoli, una cantante neomelodica, una donna straordinaria, una mamma di 3 figli, aveva paura del mostro che aveva in casa, quel mostro che poi ha confessato l'omicidio, ripeto, per la procura è un omicidio premeditato. Lui invece parla di raptus, attenzione. Barbara, raccontiamo anche le dinamiche dei fatti. Padre Sergio, in questo momento, certo, appena cominciato il saluto a Piera, appena cominciato la funzione, davanti al feretro c'è un grande cuore di fiori bianchi con la scritta Piera. Noi, per una questione di rispetto, non entriamo all'interno della chiesa, vi facciamo percepire anche il raccoglimento che c'è all'interno della chiesa. Per quel che riguarda la dinamica dell'omicidio, è stato brutale, perché ci sono state tutta una serie di rilievi, sia domenica quando l'omicidio c'è stato, sia successivamente grazie all'autopsia si è potuti giungere alla conclusione che è stato un omicidio davvero efferato, perché inizialmente si era parlato di 10 coltellate, ma poi in realtà, grazie all'esame autoptico, si è capito che erano davvero tante, tante di più, si parla di 40. Questa povera ragazza è stata colpita sul volto, al collo, sul tronco, è stata veramente feroce. Lui ha parlato di raptus, come dicevi tu, quindi di un omicidio passionale, mentre invece per la procura si tratterebbe di premeditazione. Uno degli elementi chiavi che ha portato la procura a questa conclusione, al di là della gelosia di questo uomo, al di là dei piccoli accenni che lei aveva fatto alla sorella, alla vicina di casa, dicendo che aveva paura, è l'arma del delitto, Eleonora, che è stata ritrovata dentro casa. Era un coltello davvero grande, un coltello di 35 centimetri con una lama di 20, e l'ha usata tutta. Quindi perché aveva portato questo coltello dentro casa? Alla domanda quando hai portato il coltello dentro casa, il marito non ha dato una risposta precisa, ha detto tempo fa. Questo tempo fa
apre davvero tante domande. Ecco, non iniziamo con i raptus, la gelosia, era tutto premeditato, questo dice la procura, Cinzia. Ma assolutamente sì, perché comunque lei aveva già chiamato i carabinieri per maltrattamenti, lo voleva cacciare di casa, i carabinieri l'avevano fatto allontanare, ma lei non aveva sporto denuncia, purtroppo, come spesso accade, per l'amore verso questi tre bambini, due gemelli di 11 e un ragazzo di 14. Quindi lo teneva in casa, ma erano come separati in casa. Lui, mandato via, era rientrato dalla finestra. Lei aveva detto alla sorella, a un vicino di casa e a un amico, lui ha detto che mi ammazza perché tanto non ha paura della galera. Dopodiché lui si porta giorni prima un coltello di 35 centimetri con lama lunga 20 e non è premeditato? Allora noi sappiamo che lui aveva già litigato prima dell'omicidio perché lei riceveva dei messaggini da questo nuovo compagno che lui aveva anche minacciato, quindi diciamo tutto questo fa parte della premeditazione. Dopodiché la mattina dopo, ma vogliamo parlare di raptus per una ragazza che sta, scusate, sul water chiusa in bagno? Cioè raptus avviene dopo un litigio feroce, no, lui che cosa ha fatto? Ha spalancato la porta del bagno e le ha dato ben 40 coltellate, e guardate, le coltellate al viso sono qualcosa di sconvolgente, che vuol dire che tu vuoi cancellarla, vuoi toglierla l'identità di questa donna, 40 coltellate, mentre il figlio di 14 anni dormiva, l'altro era fuori alle 9:30 del mattino, è qualcosa di sconvolgente, non si può parlare di raptus. È chiaro che lui parla di raptus perché cercherà le attenuanti della gelosia, del fatto che lei aveva un nuovo compagno, però appunto ci sono le chiamate ai carabinieri, ci sono tante altre cose che ci fanno pensare che era premeditato. Allora, fra poco ritorneremo da te, Barbara, perché ripeto, sì, oggi è il giorno dei funerali, abbiamo le immagini dell'arrivo del feretro e ora la funzione è in corso proprio in questi istanti, la famiglia chiede grande riservatezza e soprattutto rispetto del dolore, enorme dolore per la perdita di questa mamma, una mamma di tre figli, quei figli che erano presenti praticamente nel luogo del delitto, distanti da quella casa, ma stavano giocando praticamente lì intorno. Parsi. Ma fai bene a ricordare questo fatto dei bambini. Intanto noi, vorrei precisare, stiamo assistendo a un funerale, che non è un funerale soltanto di una persona uccisa, come Cinzia ha ben detto, in una maniera orribile. Siamo assistendo al funerale di quello che viene chiamato amore, e che di amore non ha nessuna caratteristica, e questi bambini stanno ereditando un messaggio relativo alla coppia, relativo al sentimento di amore e di possesso, che è completamente sbagliato. Io credo che bisognerà intervenire, ma profondamente, intorno al disturbo, che tutto al disturbo, alla disfunzionalità, al dolore, alle forme di o distruttività o aggressività che seguiranno crescendo questo. Perché, attenzione, non è un delitto commesso solo contro la loro madre, contro una donna, no? È un delitto commesso contro la loro vita, la loro infanzia, la loro preadolescenza, la loro gioventù. E questo è un discorso, scusate, che va assolutamente preso in considerazione, valutando. Allora, se una donna dice ai carabinieri una cosa di questo genere, io credo che la mobilitazione deve essere immediata. Io credo che le realtà territoriali, con assistenti sociali, psicologi, quello che è, si debbano mobilitare, perché non si può uccidere. Noi assistiamo a un delitto, due delitti, tre delitti alla settimana. Anche questa informazione, come incentivasse un discorso, come dire, vedi, si può, non si può. Intanto il discorso della premeditazione, sono d'accordo con Cinzia, è assolutamente da porre, ma già si capisce da sé. Il discorso è che è la giustiziata, e c'è gente nel mondo che pensa di poter giustiziare le donne perché sono madri, perché sono mogli, perché sono cantanti in libertà di poter cantare. Ecco, madri, mogli, professioniste, lavoratrici, donne che hanno dei sogni, delle speranze e il desiderio di libertà, quella libertà che le è stata negata dal marito, che le aveva trovato un messaggino di un altro uomo e dice: no, tu devi stare con me, tu non devi essere libera di amare un altro, tu devi amare nella vita solo me, solamente me, altrimenti ti uccido.
Questo, Don Gaetano Saracino, buongiorno. Buongiorno. Ecco, è quel messaggio di quella sottocultura da modificare, da cambiare, da strappare dalla testa e dal cuore. Decisamente, le relazioni non sono possesso, sono relazioni, sono oblazione. L'amore è per definizione un donarsi l'uno all'altro, però questa non è una cosa campata per aria. Poi c'hai i risvolti che sono i risvolti della quotidianità, che richiedono anche delle responsabilità che però non possono mai confliggere con la libertà, che è la maniera per stare in una relazione, per stare in un rapporto, e nessuno ha il diritto di invadere la libertà dell'altra persona anche nelle sue scelte professionali. È chiaro che se c'è un obiettivo comune, questo poi sono dinamiche di coppia e tutto quanto, questi si possono anche vedere, valutare e insieme sostenere, ma insomma è l'amore che poi fa anche, fa sì che la strada si possa anche percorrere. Ora sta per iniziare appunto questo rito delle esequie, i parenti nella loro sobrietà hanno voluto insomma che tutto quanto fosse rimandato a un dopo. Nella preghiera per chi crede c'è la consegna al Signore di questa anima e la richiesta al buon Dio della pace per coloro che restano qua giù e gemono per la dipartita della persona cara. Questa pace non può non passare attraverso questo desiderio di giustizia, che è un desiderio di giustizia che ci fa tornare alla domanda iniziale. Poteva essere salvata, doveva essere salvata, doveva. E devono essere salvate tutte quante le persone che si trovano in una qualsiasi situazione che umanamente ci può stare, cioè umanamente nella vita ci possono stare orientamenti che a un certo punto possono cambiare, ma questo non può essere deciso attraverso un'azione di violenza che va ad indicare possesso e che non lascia libertà all'altra persona. In tutto quanto questo, lo ricordiamo, ciò che va fatto, lo ha accennato Cinzia e non ci stancheremo mai di ribadirlo, è rinforzare una rete di protezione, perché va bene che tra moglie e marito non ci mettere il dito, ma non è vero che moglie e marito non hanno bisogno di protezione, non hanno bisogno di una rete che si occupi anche di queste realtà, dove una persona civilmente e con libertà può esprimere e può anche confidare quelle che sono alcune realtà che stanno accadendo. Ecco Barbara, sono tanti i fiori che hanno portato questa mattina, le muoviamo un attimo con la tua regia, grazie, le immagini, le persone che stanno arrivando, una comunità sconvolta da questo atto così feroce di un uomo che ha tolto per l'ennesima volta la vita a una donna per possesso, per ossessione, e un uomo che non accettava la libertà della sua donna. Barbara. Sì, Eleonora, le accuse verso il marito sono di omicidio aggravato con le aggravanti dei futili motivi che sono la gelosia e appunto della crudeltà. Una vita spezzata, una famiglia distrutta, pensiamo anche a questi poveri ragazzi, ai figli che si trovano in questo momento senza più la loro mamma e con il papà in carcere per averle tolto la vita. Quindi una famiglia spezzata, più famiglie distrutte per un atto incomprensibile, per un atto ingiustificabile. Lei aveva chiamato la polizia per un intervento perché dopo un ennesimo litigio voleva che suo marito uscisse fuori di casa e in realtà lui è andato via per qualche giorno, però poi è ritornato chiedendo di ricucire i rapporti, perché tutto si è spezzato circa 4 mesi fa, perché tutte le persone che abbiamo sentito, che abbiamo incontrato, la famiglia, hanno tutti detto che si amavano, che era una bella coppia, che era una bella famiglia, ma 4 mesi fa, Eleonora, qualcosa è cambiato, probabilmente la presenza di questo uomo che poi ha fatto impazzire, come lui dice, questa persona e l'ha portata a compiere questo gesto folle. Questi è presente tre figli quell'uomo oggi sono al funerale? No, Eleonora, no. Le persone che sono qui oggi sono principalmente persone della famiglia di Piera. C'è la sua mamma, c'è il suo papà, ci sono le sue sorelle. Io non ci sono né i figli né, diciamo, per quello che ho potuto riconoscere
i parenti del loro papà, anche perché molti di loro sono positivi al Covid, quindi sono in quarantena in casa. Anche le persone con le quali ho parlato la settimana scorsa sono state tutte conversazioni avvenute attraverso i citofoni, attraverso i balconi, proprio per questo motivo. E come vedi anche oggi la funzione è fatta nel pieno rispetto delle regole, c'è la misurazione della temperatura, ci sono le mascherine, ci sono anche i carabinieri che sono qui a supervisionare e controllare che tutto si svolga senza problemi, anche perché non è un funerale qualunque, non è un saluto ad una persona che è andata via perché la vita è finita. Qui parliamo di un omicidio brutale e quindi il dolore è ancora più grande del dolore della perdita di una persona cara. Certo. Eleonora, io penso continuamente a questi tre ragazzini, due gemelli di 11 anni e un ragazzino più grande di 14 anni, che era lui che, secondo il racconto del marito di Piera, era in casa e dormiva. Sì. Quindi io non riesco a non pensare come questo povero ragazzino non abbia potuto sentire qualcosa. C'è sempre la speranza che lui non abbia sentito niente. Ma se la mamma è stata colpita con così tanta violenza, così tante volte, speriamo che non abbia sentito. Ce lo auguriamo che non abbia sentito, ma insomma anche per proteggere adesso questi tre bambini che si trovano Giovanni Terzi, buongiorno, Alba Parietti, poi ritorno dalla Parsi. Sì, ecco, questi tre bambini che si trovano ora senza la mamma e con il papà in carcere e con appunto l'accusa, ma anche una confessione, che è la confessione di un omicidio. Ripeto, per la procura premeditato, per la difesa si tratta di un raptus. E poi sono qui, è qui che si giocano i processi, no? su queste parole, Giovanni. Assolutamente sì, ma mi sembra che quello che avete detto in studio sia più che giusto. E non esiste un omicidio, un raptus in questo caso, addirittura esiste una premeditazione che parte da tanto tempo prima. Tu hai iniziato il tuo programma con una domanda: si poteva evitare questo omicidio? La risposta è sì, assolutamente sì, perché da una parte io voglio capire se queste denunce fatte dalla povera Piera sono andate per buon fine, per quale motivo, e se qualcuno di quelli che hanno avuto la denuncia da parte di Piera si è mosso a favore di questa povera donna, perché anche su questo bisogna andare a fondo, perché quando delle donne, poi abbiamo una serie di altri avvenimenti tragici, si espongono e vanno a parlare con qualcuno, questo qualcuno deve mettere in atto qualche atteggiamento che mette in sicurezza la persona che denuncia. La seconda cosa è questo meraviglioso codice rosso che in realtà non ha la capacità economica di poter partire, perché è una meravigliosa macchina sportiva dove però non c'è la benzina, cioè le risorse economiche per far sì che questa cosa parte. Ecco, io mi concentrerei per cercare di evitare che alcune cose accadano con questa frequenza, di comprendere quando vanno le donne a fare delle denunce cosa succede, e questo lo si può capire molto in fretta, perché ci sarà una persona che ha ricevuto la denuncia e che cosa ha fatto per mettere in protezione questa ragazza, e dall'altra parte invece dare le risorse al codice rosso, senza le quali naturalmente è molto complicato per le forze dell'ordine mettersi in azione. Ecco, Barbara, intervieni quando vuoi, vediamo, continuano ad arrivare molte persone. Oggi è anche il giorno, oltre che del dolore, della riflessione, perché insomma, sono denunce che possono partire anche d'ufficio davanti a uomini violenti, e magari la paura di tante donne di denunciare per ritorsioni, per cui non ci dimentichiamo che la denuncia è una denuncia che può partire anche d'ufficio. Barbara. Sì, Eleonora, come vedi la Chiesa, diciamo, è gremita per quella che è la possibilità di questi tempi. Io sono molto colpita dalla compostezza, lo ripeto, perché ci sono i carabinieri che erano arrivati qui per l'ordine pubblico, perché dato il tipo di crimine, dato anche
la popolarità di Piera, che comunque era una cantante neomelodica molto apprezzata nel suo quartiere, nel quartiere dei suoi genitori, si temeva anche, ci temeva un grosso assembramento, e tutto invece si sta svolgendo con grande rispetto del dolore della famiglia. Vedi anche ci sono tanti colleghi, fotografi, telecamere all'interno della chiesa che stanno cercando di raccontare quello che sta accadendo con grande discrezione, come è stato chiesto dalla famiglia. Famiglia che una volta salutata la sua bambina, sono certa che vorrà parlare, perché loro vogliono giustizia per la loro bambina, perché lo sappiamo, tu sei mamma, non c'è età, i figli sono sempre bambini anche se hanno 30-40 anni. Questa ragazza di 32 anni che non c'è più per un motivo futile come quello della gelosia. Questo litigio ennesimo che c'è stato, Eleonora, domenica scorsa, è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stato il momento in cui, sempre secondo il suo racconto, lei avrebbe ammesso «non ti amo più», avrebbe ammesso, avrebbe detto ad alta voce per la prima volta al marito che non lo amava più. Allora, e vediamo... questo ha fatto scatenare l'ira di questo marito. No, non ha fatto scatenare l'ira di questo marito, cioè in quel momento forse, ma quell'ira era una costante nella sua testa, no? Perché sennò... come dire, allora non possiamo avallare no, la versione del raptus. Lui già ci aveva pensato, certo. Perché poi per arrivare con un coltello di quel genere in casa e fare quello che ha fatto, nelle modalità in cui l'ha fatto. Allora lo raccontiamo, buongiorno, ben arrivata anche Alba Parietti, ciao Alba. Allora vediamo qual è la versione rilasciata da Salvatore Baglione sugli eventi di domenica mattina. Sentite. Ieri sera ho sorpreso mia moglie intenta a mandare messaggi col cellulare, anche se mi ha detto che stava dormendo. Stamattina allora, quando ci siamo alzati, abbiamo iniziato a discutere. Io le ho chiesto se ieri sera stava messaggiando col suo amante e lei mi ha detto di sì e mi ha preso a cattive parole e mi ha detto che era innamorata di lui. Poi è successo quello che ho detto. Non ho altro da aggiungere. Allora sì, Barbara, vedo che appunto continua ad arrivare gente, tutta la comunità si sta stringendo, lo ricordiamo, funerali che però stanno avvenendo assolutamente nel grande rispetto delle norme anti-Covid, perché insomma è una funzione religiosa, ma come tutte le funzioni pubbliche hanno bisogno di regole, che sono regole assolutamente rispettate. Come state vedendo in diretta. Allora, ritorno sulla questione del raptus, no? Allora, che cosa fa lui? Arriva, Alba le guarda il telefonino intanto, per cui controlla il telefonino, legge i suoi messaggi, non ragiona più, questo dice lui, ma in realtà quel ragionamento forse nei giorni in cui non era stato in casa lo conosceva bene e soprattutto in maniera molto, molto chiara rispetto a tutto quello che ha fatto. Considera che poi si è presentato lui dai carabinieri ancora insanguinato. Alba. Ma siamo ancora al momento, credo negli anni 50, non so in che anni, me lo possono dire anche forse Cinzia e la Parsi, in cui il delitto d'onore, cioè veniva, onore, attenzione, veniva chiamato delitto d'onore, cioè come se fosse giusto. Quindi il signore si presenta come se fosse in quegli anni in carcere o dai carabinieri e dice, insomma, questa donna mi voleva lasciare, aveva un amante, io l'ho uccisa, e come dire, che altro vi devo dire? Non c'è altro da dire, è tutto nella norma. Di conseguenza siamo ancora in questo tipo di mentalità, al di là del disastro, e questo Marietta sicuramente lo potrà spiegare 100 volte meglio di me, del delitto assistito, della violenza assistita, che non è solamente quella che arriva al delitto, ma anche quella che semplicemente ogni volta i ragazzi subiscono, e quindi poi nella loro vita chiaramente sarà una costante e sarà una tragedia che si porteranno sicuramente tutta la vita dietro, e quindi anche le violenze, non solamente il delitto, è qualcosa che mina per sempre la testa di un ragazzo, il suo modo di vedere la vita, il suo rapporto con gli altri, i suoi traumi che creeranno di lui magari una persona sicuramente con dei disturbi
altrettanto forti, perché è inevitabile che un ragazzino di 11 anni piuttosto che di 14 si sia accorto anche di tutto ciò che accadeva prima, non solo di quello che è accaduto quella mattina. Ma soprattutto la cosa incredibile è che tutto sommato questi uomini non si... cioè, abbiamo parlato tanto tempo noi delle altre religioni, le abbiamo considerate delle religioni che non si erano progredite, evolute, eccetera, eccetera. Ma nella nostra civiltà, che dovrebbe essere tale, una donna non è ancora considerata culturalmente e dagli uomini se non ancora come un oggetto, cioè esattamente come cioè abbiamo avuto il voto quando l'abbiamo avuto, abbiamo avuto i diritti, come dire, il diritto di votare, il diritto di esistere, il diritto di avere una vita, il diritto di fare delle scelte, ancora oggi non ci viene sancito, come se fosse tutto normale. E purtroppo questo è il fatto, secondo me, in assoluto più grave, perché è nella nostra cultura questo, cioè non siamo ancora progrediti, gli uomini non hanno ancora capito che è cambiato qualcosa profondamente nella nostra vita, che le donne hanno diritto a vivere, che hanno diritto ad innamorarsi, che hanno diritto a cambiare idea. E purtroppo io ritengo che, appunto, come è stato detto ed è giustissimo, non ci sono le strutture ancora sufficienti. Tu prima giustamente hai detto che ci possono essere denunce d'ufficio, ma Cinzia, sì, forse ragguagliami su questo, sì, le denunce d'ufficio possono esserci davanti a un fatto, cioè voglio dire, se una donna viene trovata per strada, sì, maltrattata, piena, sì, di lividi, sì, come è successo per esempio, non so, nel caso genovese, sì, viene trovata la ragazza pestata, massacrata, eccetera eccetera, allora se c'è, sì, già un fatto acclarato, allora sì, se no la donna viene un po' non creduta, un però, po' ce ne sono talmente tante. Però ad esempio Cinzia, davanti, sì, scusami, sì, se come è capitato con altri casi che stiamo raccontando, ci sono più di una chiamata, esatto, ai carabinieri, in cui ai carabinieri, insomma, alle forze dell'ordine, sì, e in cui si assistono a dei maltrattamenti. Comunque si può intervenire in una denuncia d'ufficio. Beh, è legge, sì, regola, assiste, attenzione. Diciamo che, cioè, la legge forse è questo dice, che bisognerebbe un attimo, brava, intervenire. Brava, no? Cioè, infatti ci sono di farlo proposte, sempre, cioè di non, brava, che sia... Ci sono delle proposte al governo, almeno c'erano, adesso non so se ci sono più. Comunque c'è un protocollo EVA secondo il quale quando tu chiami la polizia, i carabinieri, esatto, e poi magari dici no, va bene, non voglio denunciare, c'è questo protocollo EVA che ti tira fuori dalla famiglia, certo, ti fa parlare da sola in modo tale che non ci sono testimoni, lei non è impaurita, e soprattutto questo avviene se ci sono dei minori in casa. Il protocollo EVA, che tutte le forze dell'ordine hanno avuto questa formazione, deve essere applicata, cioè quando tu chiami poi dici no, non voglio denunciare, invece sì, approfondire. Comunque deve essere applicata lo stesso, ecco, sì, anche al di là, sì, come, sì, dire, del volere della donna, stesso, che in quel momento è chiaramente sotto scacco dell'uomo violento, certo, delle minacce, della paura. Certo. Professoressa Parsi, volevo farle ascoltare queste inquietanti parole che Baglioni ha postato sui social in un orario che potrebbe essere quello successivo all'omicidio, ok? Siccome prima Alba parlava di delitto d'onore, allora ascoltate queste parole perché ci fanno capire cosa aveva in testa, cosa ha in testa quest'uomo. Sentite. Sul profilo Facebook del Baglione Salvatore è stato pubblicato un post preso dalla pagina Facebook denominata DNA criminale, ritraente l'attore Robert De Niro, con la seguente didascalia. Il rispetto. Gran bella parola. Peccato che non tutti ne conoscano il significato. Tale post è stato pubblicato all'incirca tra le ore 10 e le ore 11 odierne, come indicato nel post stesso, presumibilmente in orario successivo all'evento delittuoso. Unitamente al suddetto, nello stesso orario risultano pubblicati altri due post. Non mostrare il tuo mare a chi non sa nuotare. Non permettere a nessuno di rovinare la tua pace soltanto perché non trova la sua.
Dopo l'omicidio, Parsi. Subito dopo. Parsi. Parla di rispetto, no? Cioè... Sì, il rispetto per certe persone, il rispetto in realtà è semplicemente avere l'occasione di mantenere un'immagine che in realtà è un bluff. È proprio il tipico comportamento di chi è un bluff, cioè un falso sé, e dietro c'ha rovine infinite e le nasconde. Questo famoso rispetto di cui parlano tante persone, non mi rispettate, eccetera, è un discorso talmente indegno che, tra l'altro, fa da cornice a un altro discorso. Questo è l'esecutore di un tipo di cultura. Lui è il portatore, il messaggero di una continua... Lo diceva Alba, lo diceva Cinzia... Lo diceva veramente il sacerdote, è un tipo di cultura che non prevede in alcun modo la verità. C'è semplicemente una montatura. Non so se avete sentito, la famiglia Felice non litigavano. Sì. C'erano soltanto vaghi accenni, intanto vedete le macerie dietro. Quindi una falsità, una messa in scena che dietro aveva tutte queste rovine. Attenzione, è che la cultura dominante non provvede proprio a... eliminare, anzi le rinforza. Questi delitti, attenzione, scandalizzano tante persone, fanno mettere in moto il pensiero di tante donne, ma c'è tanta gente che può dare ragione a queste situazioni, attenzione. Il delitto, un pensiero, d'onore, di cui parlava il delitto Alba. D'onore di cui parlava Alba. Esatto. Cioè ancora lo pensano, ancora la donna e ancora di più. Per le donne questo è importante che si sappia, nel senso che le donne non capiscono che c'è una cultura contro di loro e che devono combatterla veramente, ma qui parliamo a tutte le donne, alle casalinghe, alle anziane, alle infermiere, alle professoresse, alle professioniste, è un discorso di attenzione. Chi è che blocca tutto questo? Le donne nemiche delle donne, le donne che non hanno rispetto delle altre donne, le donne che non credono nell'alleanza tra le donne, altrimenti questo discorso non sarebbe passato. Adesso racconteremo la storia tra Arianna, la figlia di Rosina, e questa mamma, questa povera nonna, perché era la nonna di Enea, che è stata uccisa dal nipote, e la figlia aveva organizzato tutto. Ieri si sono avvalsi di nuovo della facoltà di non rispondere. Allora Barbara, io arrivo fra un po' da te, poi se ci vorrai parlare anche delle parole del sacerdote nell'omelia, perché insomma seguiremo, ripeto, altri casi adesso di cronaca nera insieme, e ovviamente diamo il nostro sostegno, la nostra vicinanza a tutti i familiari di Piera Napoli, a tutti i figli, perché veramente è un momento di grande, grande dolore. Allora,